Si chiamano costellazioni familiari, Bert Hellinger le ha chiamate così. Bert Hellinger, come qualcuno di voi ovviamente sa, ma altri forse no, è lo psicologo tedesco che ha, come dire, neanche inventato, perché non è che si inventa la materia, questa era una materia già visibile, solo che lui l'ha osservata, studiata, e protocollata, e per materia intendo come si muove l'amore tra gli umani, tra le relazioni umane. Sono tra l'altro uno dei capitoli più, come dire, difficili anche per i navigati della consapevolezza. Ho conosciuto moltissime, moltissime persone, a parte me stessa, con ventenni, decenni di lavoro su di sé, che ancora comunque alle volte, e dico alle volte, perdono le staffe della presenza, in questioni che li o le riguardano, su temi di relazioni affettive, che poi possono riguardare la famiglia, ma anche le relazioni attuali, le relazioni con i figli. Alle volte anche le relazioni nei luoghi di lavoro, le relazioni con i clienti, con i pazienti, le relazioni con i capi. Noi viviamo in un mondo di relazioni, quindi, da sempre. Noi nasciamo in una situazione relazionale. Quindi Bert Hellinger ha notato che esistono delle leggi più grandi, così mi piace, ci piace chiamarle delle leggi più grandi, perché sono leggi sulle quali essere d'accordo o no non fa la minima differenza. È un po' come la gravità, dico sempre, come la legge di gravità. Su questo piano, magari un po' più in là, verso Marte, non esiste, ma sulla Terra esiste. Esiste questa legge, si chiama legge di gravità e fa funzionare le cose in un certo modo. Quindi, così gli ordini dell'amore, ecco come li ha chiamati Bert Hellinger, questi ordini dell'amore, e tra un po' faremo chiarezza perché le persone, molte persone confondono, o meglio non capiscono che cosa sono gli ordini dell'amore e poi che cosa c'entrano le costellazioni familiari, che cos'è, che cosa succede. È tutto un mondo molto caotico. Poi ultimamente sono state fatte delle esperienze particolari con delle fiction, una in particolare, ma non la menziono perché la lasciamo fluire, che stanno portando ma a maggiore conoscenza di tanta gente queste cose qua, ok? Che noi abbiamo studiato nei nostri piccoli cenacoli. Tutte le grandi scoperte partono da un piccolo antro alchemico e poi diramano, si irradiano e poi raggiungono delle soglie di grande importanza, di grande rilievo anche per gli altri. E quando si raggiunge la famosa centesima scimmia, il famoso salto quantico, poi lì magari c'è un salto. Quindi uno dei motivi, e torno all'intento, che mi riguarda, quindi che mi riguarda e che vi riguarda, è quello che la conoscenza di questi fatti, di queste leggi, possa espandersi sempre di più. Perché se vogliamo essere co-creatori di un nuovo mondo, bisogna che cominciamo a co-crearci dentro di noi una nuova prospettiva.